di Ariano, salve a tutti, vedete chi c'è qui con me? Fatti vedere. Allora, forse avrete già capito dove vi portiamo stasera, su quale isola particolare vi portiamo. Ragazzi, dove li portiamo? All'isola che non c'è! Perché stasera al centro sociale i partecipanti al progetto Scuole Aperte ha messo in scena Peter Pan il musical. Il musical di Edoardo Bennato, quindi con canzoni che tutti conoscete e che stasera rappresenteremo. Quindi stasera invece di chiamarmi Puck, come fate di solito, mi chiamate John Darling. E John vi porta a conoscere anche gli altri. Andiamo? Conosci proprio me. No, ma tutti qua. Anche a me mi... Allora, abbiamo il nostro cantastorie. Di che cosa ci parli stasera, Antonio? Di una storia molto molto importante. È la storia di tutti i giorni, la storia di tutti i ragazzi che... Allora, questo baldo giovane, lei chi è? Io adesso sono semplicemente un figurante, poi dopo vi sorprenderò però. Ci sorprenderà? Ma tu chi fai, il protagonista o l'antagonista? L'antagonista. Mm. Non si vede? Questa faccia da pirata? Ci siamo? Allora, tu che sei un po' la veterana del gruppo, ci racconti da quanto tempo, siccome io sono intervenuta solo quest'anno, da quanto tempo portate avanti? Questo è il quarto spettacolo che facciamo e ci siamo dimenati più o meno in vari generi. Prima quello prettamente religioso, quindi siamo partiti da San Francesco, Madre Teresa, e l'anno scorso è stato un po' diverso, parlava di Novecento Napoletano, di quell'epoca. E quest'anno facciamo una cosa completamente nuova, parliamo della storia di Peter Pan. Bene, allora c'era questo ragazzino però che era ansioso di presentarsi. Tu chi sei invece? Sono Michael, fratellino di Wendy e di John. E tu sei quello che va a sparargli le dritte sul muso a Capitan Uncino a un certo punto, vero? Sì. Sì, Quindi sembra piccolino, in realtà è molto più coraggioso del fratello più grande che sarei io, tra l'altro. Personaggio che scena non parla mai. Allora la facciamo parlare adesso. Che vuoi dire tu? Sono molto emozionata di fare questo spettacolo. Emozionata? Perché? Ah, sei così bella. Allora, presentiamo tutti questi bambini comunque. Tu sei? Pennino il guerriero. E tu? Pennino. Io Pochino. Pochino. Bombolone. Bombolone. E a te ti abbiamo già conosciuto. E tu invece? Io sono uno dei gemelli. E quindi voi siete i bimbi sperduti, no? I compagni di Peter. Invece poi vediamo tutti questi, questa maestranza di gente. Oh, vieni qua. E tu chi sei? Nana. Nana, il cagnolino bambinaia. Tu è la prima volta che fai uno spettacolo? Sì. Sì? Allora, finalmente siamo riusciti a tirarlo fuori dal camerino. La preparazione è lunga. La preparazione è lunga. Poi, non so se si vede, ma lui è molto istrionico, è perfetto per questo ruolo. Carmelo, allora, tu è la prima volta che partecipi al progetto Scuole Aperte? La prima volta come esperto esterno di danza, però l'anno scorso ho fatto parte di un musical, una piccola parte. Mi è piaciuto e quest'anno ci ho voluto riprovare. Esperto di danza, quindi se non ci piacciono le coreografie ce la prendiamo con te. Sì, purtroppo la colpa è mia se non vi piacciono le coreografie. Ok, allora ragazzi, venite a vederci. Merda, merda, merda! Buon divertimento a tutti e possiamo cominciare. Ma chi ne sai? Ma adesso devo dartelo io un bacio. Peter! Oh, un altro bacio. Voi chi siete? Ma noi siamo due bambini! E ciò non è mai voi? Devo essere rimasti indietro. Peter, ricevi per favore. Non ho messo gli appiccicosi. Io sono il cuore e farò volentieri.
se io non sono proprio bravo. Che io ho adorato nella mia lontana gioventù, e le canzoni le so tutte, loro sono stati bravissimi. Ripeto la proposta già fatta di trasformare questo gruppo nella compagnia stabile di via Villa Caracciolo. Perché questi momenti sono molto valori nella nostra. Allora, da quello che c'è qui dietro avrete capito che lo spettacolo è finito, siamo dietro le quinte con la regista Maria Tulipano, che nel mese precedente è stata un po' il nostro angelo custode e la persona che ci faceva le ramanzine e che ci incoraggiava. Però allora Maria, siamo stati bravi, dai. Siete stati bravissimi, meritate... Forse un encomio che non si può dare così su due piedi. Avete messo tutto il vostro impegno, le vostre emozioni le avete sapute trasmettere a tutti, e in uno spettacolo questa è la cosa che uno chiede. Beh, mi sembra il minimo. Anche tu comunque sei stata un'ottima guida. Allora amici, noi ci salutiamo qui, sarà per la prossima. Ciao!